l'odio di Matteo Palizzi per il popolo palermitano. Quando levate le mense, Matteo Palizzi restò solo coi suoi nipoti Enrico e Federico Chiaramonte, fratelli di Manfredi, conte di Modica, che in quel giorno era nella sua contea. Cominciò alla sua volta a volger loro domande sugli umori della città, a suo riguardo, ottimi. Più che gli 8 anni di esilio, la peste aveva spento gli antichi rancori. Ma del resto, vi erano stati mai veri e profondi odi contro di lui e di Damiano? Non erano stati essi difensori della nazionalità contro gli stranieri, difensori della corona contro i traditori? Se il popolo insorse, fu per l'opera di mestatori, ma ora è con noi. Ora sarà quel di prima. Popolo, disse con amaro disprezzo Matteo Palizzi, dite una folla inconsapevole, mutabile, che si volta laddove la spinge il vento, che oggi ti segue, ti esalta, si fa uccidere per te, domani ti abbandona, ti vitupera, ti uccide. Non ve ne fidate di un vecchio mezzo di tenerlo soggetto e devoto, la paura. E la paura la incutono le armi. Circondatevi di milizie, di quelle che non conoscono la pietà, e tenetele come una minaccia sospesa sul popolo, e questo non si arrischierà mai di tentare qualche cosa contro di voi. E dategli pane, anzi, fateli capire che voi solo potete dargli pane, perché non si allontani da voi. Il popolo è un cane. Il cane non si mantiene sottomesso e fedele che con lo staffile e col pane. Ma non lo saziate. Alimentategli la speranza di ottenere di più perché vi segua. Io ho errato. Ho mostrato troppo dispregio e nel tempo stesso troppa debolezza. L'ho abbandonato a se stesso. Non ne ho diffidato abbastanza. Domatelo senza che egli trovi ragione e mezzi per ribellarsi, ma diffidatene sempre e abbiate sempre pronte le armi per rompergli le zanne. Tacque un poco e riprese. Io l'odio questo popolo che sparse il sangue dei miei figli, che saccheggiò, bruciò la mia casa, che mi cacciò come un lupo, che perseguitò i miei amici. E vorrei colpirlo con la mia vendetta, ma mi serve. Deve essere lo strumento della mia rivincita. Io lo scaglierò addosso ai miei nemici come una muta di cani sul cinghiale. Parlando, i suoi occhi si accendevano di fiamme d'odio che davano al suo volto un'espressione feroce e spaventevole. Il resto della conversazione si aggirò sulla necessità di preparargli la casa. Il palazzo degli schiavi era stato restaurato, ma come possedimento di un reo di fellonia era passato nelle mani del fisco che l'aveva venduto. Bisognava riscattarlo e, si intende, con denari del fisco stesso. Ma intanto bisognava provvedere, perché da un giorno all'altro sarebbe arrivata la famiglia. Non gli davano pensiero le 4 figlie che sarebbero andate in monastero fino al giorno che avrebbero trovato marito, quanto i maschi, alcuno dei quali era ancora fanciullo. La moglie era morta da più anni. Questi figli lo impensierivano. Bisognava dar loro uno stato, ed egli, bandito, spogliato del suo, senza uffici lucrosi, non vedeva dinanzi a sé che una povertà umiliante e odiosa. Guai a coloro che l'avevano ridotto in quello stato. Ora bisognava rifar da capo la sua ricchezza, e con ogni mezzo. Era ancor vivo, sano, vigoroso, col cuore gonfio di ambizioni e d'odio, con una volontà tenace, senza scrupoli, temprata nelle angustie e nei rancori dell'esilio. La disgrazia gli aveva insegnato a coprire le audacie con l'arte di dissimulare di Damiano. Si sentiva capace di tutto, sicuro di sé, fiducioso nella fortuna. Sarebbe diventato il padrone, l'arbitro del regno. Il re, quel Ludovico che non aveva ancora 12 anni, malaticcio, cucito alle gonne della madre della governante, sulle quali egli aveva un ascendente che pareva dominio. Quel re che a Blasco Alagona, tutore ufficiale, dava autorità e governo, doveva cadere nelle sue mani, non essere che un nome, un'insegna, una figura di sigillo. Sprofondato nella visione interiore del suo sogno di dominio, Matteo spingeva lo sguardo oltre e fuori dal regno.
immedesimava le sue ambizioni con le necessità politiche del tempo, stringeva alleanze, tirava dalla sua il Papa e la Repubblica di Genova, creava imbarazzi al re Pietro IV di Aragona, il cui occhio cupido si volgeva alla lontana Sicilia, ora che avevo messo piede in Sardegna e al quale, come naturale protettore, miravano i catalani dell'isola. Con lunga acuta intuizione, vedeva nel re di Aragona la minaccia dell'asservimento della Sicilia a quel reame al quale erano legati i catalani di qui, per comunanza di origine, per parentele, per interessi. Identificava così la causa dell'indipendenza del regno di Sicilia con la sua propria. Egli era il salvatore, il potere nelle sue mani significava la sicurezza dell'indipendenza. Le vendette che egli escogitava erano la liberazione del regno da ogni pericolo. Bisognava abbattere, disperdere, annientare i catalani e quanti parteggiavano per essi. Trascinarsi dietro il baronaggio siciliano più possente, i Chiaramonte, i Montaperti, i Lancia, i Tagliavia. Costringere Rosso, gli Sclafani a sottomettersi a passare dalla sua parte o a perire. Guardando quella sala, rivedendo la massa imponente degli Osteri, rievocando gli innumerevoli feudi dei Chiaramonte, si domandava se questi suoi possenti congiunti si sarebbero poi acconciati a subire il suo dominio. E dopo i Chiaramonte apparivano gli altri signori, nobiltà ricca di feudi e di memorie, divenute in quei trambusti indipendente, disavvezza ad ogni idea di sommissione a un'autorità, anche a quella regia. Ah, quel baronaggio così ribelle, così difficile, così mutabile. Ecco l'ostacolo, forse maggiore di quello che egli riconosceva nella nobiltà catalana. Bisognava piegare, abbattere quel baronaggio, passare sopra quelle teste, spezzare le spade dopo essersene servito. Una spada sola, la sua. Il discorso di Matteo Palizzi alla folla per gettare l'odio contro i catalani. Messer Matteo Palizzi sapeva bene, venuto in Palermo, di trovare una città della quale, per mezzo dei suoi nipoti, poteva fare la sua rocca. E quella mattina, per suo incarico, Federico Chiaramonte aveva pregato il pretore di convocare il consiglio. Era un colpo audace che Matteo tentava. 8 anni prima, per miracolo, non era stato fatto a pezzi dal popolo. Ora egli si presentava ai capi di quel popolo medesimo per guadagnarseli. Coi nipoti, con un seguito di cavalieri e baroni, suoi antichi partigiani e di Chiaramonte, egli si recò al palazzo del comune, dove già traevano i consoli e una folla di cittadini, meravigliati di quell'insolita e inaspettata convocazione. Pericoli di invasioni angioine non ce n'erano, né si sapeva che vi fossero questioni così gravi da richiedere il parere e l'approvazione del popolo. Perché dunque quel Parlamento? Si domandavano l'un l'altro, si facevano congetture che si disfacevano subito perché apparivano assurde. L'atrio dove la folla si raccoglieva era già aggrimito quando vi entrò Matteo Palizzi. Al suo apparire si levò un mormorio di stupore. Coloro che non avevano ancora saputo del suo arrivo si esprimevano ad alta voce. Come? Era dunque venuto? Di nascosto? E che cosa veniva a fare nel consiglio con quel codazzo di gente? Qualcuno commentava non troppo benevolmente. In generale, la sua vista non suscitò nessun sentimento di simpatia. E Matteo se ne accorse. Negli occhi balenò l'odio e sulle labbra un sorriso di disprezzo. Ma represse subito quei sentimenti e prese un aspetto dignitoso e sereno. Messeri, e voi, cittadini, che rivedo dopo 8 anni di dolore, ascoltatemi. Io non ho infranto il bando che mi fa estraneo alla mia patria per raccogliere qualche beneficio. Quale volete che io ne raccolga, se una condanna di fellonia mi pesa sul capo? Se i miei nemici domandano la mia testa. A Messina essi mi negarono terra come un malfattore e dimenticavano che Niccolò Palizzi, mio padre, 2 volte aveva difesa e salvata Messina dalle armi odiate dei francesi. Io mi dissi allora che avevo avuto torto di cercare terra in Messina. Dovevo invece venire direttamente qui, fra voi, perché fra voi ci potranno essere forse uomini che nel mio governo soffersero qualche torto. Ce ne potranno essere di quelli che, ingannati dai miei nemici, mi cercarono morte e devastarono la mia casa. Ma non ci sono traditori. E dandomi a voi io vi dico, se avete torti da vendicare sopra di me, io mi metto nelle vostre mani.
Voi potreste punirmi, ma nessuno di voi, come Giuda, mi venderebbe ai miei nemici. Matteo vide sui volti passare un sorriso di soddisfazione e continuò. Mi hanno dipinto come traditore della mia terra. Ebbene, messeri, ebbene, cittadini, quando io fuggiasco cercavo un asilo, un cavaliere napoletano venne per parte del re Roberto a offrire a Damiano e a me onorevole accoglienza nella corte di Napoli, gli uffici e ricchezze. Noi rifiutammo di venderci al nemico della nostra terra, all'erede della maledetta corona di Carlo d'Angiò, perché l'amore della Sicilia nostra era più forte del desiderio della vendetta. Perché, figli di Niccolò Palizzi, non potevamo vendere il nostro nome e l'onor nostro allo straniero. Ma Arduino Ventimiglia, figlio di un fellone fuggito dalla Sicilia, andò a ricoverare nella reggia di Napoli e venne ai danni della patria con armi angioine. E Blasco Alagona, che nega a me di prender terra nella mia patria, accoglie invece e rimette in possesso delle sue terre il traditore Ventimiglia. Mormorì di consenso accolsero queste parole. Su molti visi si leggeva riprovazione o sdegno. «Blasco Alagona!» esclamò Matteo con un impeto d'odio. «Ecco il nemico del regno! Ecco il nemico vostro! Ma non intendo chiamarlo così soltanto per sé, ma anche e più perché egli rappresenta, egli in persona, tutta questa gente bevuta d'oltremare a impinguarsi delle nostre sostanze!» I nostri padri insorsero contro altri barbari che si erano impadroniti del regno, che ci rubarono averi, sangue, onore, insorsero e cacciarono i barbari da soli con le loro armi e col loro gran cuore. E se invocarono l'aiuto di Pietro d'Aragona, non gli si diedero come schiavi, ma come uguali. E se gli diedero la più bella e gloriosa corona, la corona del magnanimo Ruggero, del buon Guglielmo, dell'imperatore Federico, di re d'un paese di pastori ne fecero il re di un rango famoso, di un re barbaro ne fecero un re latino. Ebbene, egli e più di lui i suoi successori ci trattarono come un paese conquistato, un esercito di venturieri, poveri, nudi, coi piedi calzati di zampitti, si è gittato nelle nostre contrade, si è impadronito dei nostri feudi, si è impossessato delle città nostre, ha occupato tutti gli uffici più alti. Noi siamo servi un'altra volta. I nostri padri hanno sparso il loro sangue per essi, hanno liberato il regno dal giogo del faraone francese per essere avvinghiati pei polsi al carro dei faraoni catalani. I nuovi barbari si sono impadroniti del re per calcarci meglio i piedi sul dorso. E noi li tolleriamo, noi chiudiamo le orecchie ai gemiti di questa Sicilia meschina. Siamo dunque vili? Dimentichiamo quello che fummo. Dimentichiamo in che modo si spezzano le catene. Ma su, scuotetevi dall'ignavia. Non permettete che i barbari colgano i frutti della vittoria dei nostri padri. Non permettete che i vostri averi siano involati, che il vostro onore sia calpestato. Sangue latino, ridestati! Noi veniamo a offrire le nostre spade, i nostri averi per la santa impresa. Oh, messeri, oh, cittadini, seguiteci! Queste ultime parole, dette con grande impeto di passione, sollevarono grida di approvazione, ruggiti di collera, gesti minacciosi. Il leone scuoteva la criniera. Tutti i rancori addormentati insorgevano. Il sentimento nazionale si fondeva con gli interessi privati. Quella moltitudine che era andata al convegno, diffidente se non ostile, ora trascinata dalle parole veementi, acclamava l'antico despota come un liberatore. Una voce gridò: «Viva i Palizzi e Chiaramonte!» E tutta la folla ripeté quel grido che doveva diventare grido di guerra. Matteo era soddisfatto. I suoi occhi brillavano di gioia. Aveva giuocato e vinto. La folla era sua. «Ora andate!» disse. «E aspettate il segno della liberazione!» La folla uscì tumultuando. Sui volti lampeggiava l'ira dei passati soprusi, dell'avvilimento patito, l'odio per lo straniero. Fieri propositi, un incitarsi e un incoraggiarsi a vicenda. Si sbandavano a gruppi, discutendo con grande calore di frasi e di gesti. Si spargevano per la città, portando ovunque quel ribollimento, quel cupo brontolio di tempesta, prossima a scoppiare.